Una rapina cruenta ieri ad Aragno, frazione dell'Aquila. È stato direttamente il malcapitato a raccontare la sua disavventura su Facebook, mostrando peraltro le foto della testa insanguinata. Due persone, stando ai racconti dei testimoni, si sarebbero introdotte in casa, mentre erano presenti i proprietari che erano tornati da un pranzo, armati di una spranga di ferro e di un coltello da cucina. I banditi avrebbero così colpito alla testa il padrone di casa, Mario Colabianchi, e avrebbero tentato anche di accoltellarlo, senza fortunatamente riuscire. Con lo stesso coltello i malviventi avrebbero minacciato la moglie, stando ai racconti. Tutto questo davanti al figlio della coppia e alla giovane fidanzata. L'uomo è stato ricoverato per accertamenti all'ospedale San Salvatore per essere medicato. I ladri sono riusciti a fuggire a piedi nelle campagne circostanti. Gli inquirenti avrebbero di massima qualche indicazione sull'automobile che attendeva i ladri per portarli al sicuro e lontano. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avevano un accento dell'Est Europa. Questi episodi fortunatamente sono rari, però aumentano la percezione di disagio dei cittadini che hanno sempre più paura. I furti sono ormai all'ordine del giorno. Non tantissimo tempo fa c'era stato un episodio analogo ai danni di un geometra del comune dell'Aquila che era stato picchiato selvaggiamente.